voltare a destra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Carissimo. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare. Ho pensato prima della diretta di stasera del convoglio in Eurotruck, ho detto quasi quasi faccio muovere un po' i camion in American Truck, perché era molto tempo che non lo facevo girare sto gioco, e poi mi serve pure per fare un po' di allenamento prima della grande serata. Tenersi a sinistra e poi uscire a sinistra. Uscire a sinistra. Non importa, troverò un nuovo percorso. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Tenersi a sinistra e voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Sto cercando un nuovo percorso. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Thank you.
31 centesimi al litro. Mamma mia, praticamente regalato. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Andare dritto. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. È stato un bel viaggio. Lavoro. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra.
prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Voltare a destra. Ok, Sierra Papa Oscar Kilo Alfa November Echo, detto in gergo radio, Savona Palermo Otranto Kilo, tenersi a sinistra, eccetera eccetera. Viene molto più semplice dirlo in alfabeto fonetico nato internazionale, quello che poi ho utilizzato anche tenersi a destra per e poi il linguaggio voltare radio. A destra, voltare a destra, spoken Stati Uniti, ovviamente.
destra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Qui termina il nostro viaggio. Ok, andiamo. Ciao Giginio. Giginio. Giginio Magazzinero. Voltare a sinistra. Prepararsi a uscire a destra. Uscire a destra. Voltare a sinistra. Finalmente siamo arrivati. È ora di andare. Thank you.
prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra.
prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Ok, ora vi mostro un po' di strade. Del codice della strada in generale, e poi perché Eurotrack insomma è tutta un'altra cosa, ma già dagli scenari, insomma, dall'ambientazione è diversa dall'ambientazione europea. Tenersi a destra. Grosso modo rampe di accesso si assomigliano a me, perché poi gli sviluppatori sono quelli lì, e quindi diciamo qualcosa di oltre che c'è, ma sicuramente tutto un altro livello. Ecco, per esempio adesso devo uscire qui e devo far pesare il camion. Riorientamento. Sì, diciamo che è più o meno la stessa cosa, sì, perché comunque ti permette di visitare Eurotrack, ti permette di vedere ambientazioni europee, mentre American Track è ambientato negli Stati Uniti. Ad esempio, adesso che sono passato sotto quel sensore, mi è stato detto di fermarmi alla stazione di Pisa, che non è una città. Tenersi a sinistra. Diciamo che se io non mi fossi fermato alla stazione, avessi continuato dritto, mi sarebbe arrivata una multa bella salata. Eh sì, infatti quel sensore che si trova al centro del parabrezza lì è come se fosse una specie di telepass. Quando passa sotto i sensori, quando si accende il LED rosso, vuol dire che bisogna fermarsi alla stazione di Pisa, mentre invece se il LED si accende verde, vuol dire che possiamo anche ignorare la stazione di Pisa. Ora non so se mi capiterà di rivedere un'altra stazione di Pisa, però nel caso in cui dovessi
la spia verde che indicherà appunto il segnale di proseguire, un po' come con un semaforo. Faccio vedere anche un po'. Ai ai, che botta. Le promo, se non erro, pare che una parte pare che sia molto più ampia la mappa, ora non vorrei sbagliare. Pare che il Nord Africa si riesce a trovare. Guarda, collegare diversi giochi sarebbe un'impresa, perché intanto si potrebbe fare ad esempio mettere Euro Truck con Farming ed anche American Truck, ma bisognerebbe studiare su quale mappe poi permettere questa fusione. Il problema è che i giochi, insomma, avrebbero un peso non indifferente. Parleremo, penso qualcosa come 50-60 giga di giochi, insomma, di peso. E poi metti gli aggiornamenti, se lo fa uno sviluppatore, non lo fa un altro, sai. Credo che diventerebbe davvero un lavoraccio. Io credo che al momento, insomma, sia anche giusto, ecco, differenziare un gioco dall'altro, anche perché, ripeto, proprio pare che una parte dell'Africa, se non erro, Marocco, Nord Africa, pare che sono comprese, almeno ho guardato dei vecchi video su YouTube, a quanto pare è possibile raggiungere. Vedete? Da notare ad esempio la strada che sale lì di fronte. Ecco perché io vi dicevo che American Truck meriterebbe un successore grande, e in effetti stiamo attraversando un bosco. Meriterebbe un successore quanto Euro Truck, però diciamo che è un gioco un po' più di nicchia per quelli un po' più, diciamo, quelli meno snob, ecco, quelli lì che provano qualsiasi cosa. Sì, anche qui ci sono i DLC, sia l'espansione delle mappe che alcuni vernici.
sono obbligatori ovviamente, diciamo si può anche girare sulla mappa standard, che la California è una parte mi pare del Messico, qualcosa del genere. Comunque sicuramente c'è la California nella mappa base, quello è poco ma sicuro. Personalmente io sinceramente anche all'inizio volevo resistere nell'acquistare questo gioco, solo che poi vedendo i gameplay e avendo anche provato il gioco in versione demo, ho visto che tutto sommato insomma iniziava a piacermi. Di lì poi ho iniziato a giocarci un po' più spesso. Ecco, LED è rosso, quindi a questa stazione devo fermarmi. Quando non bisogna fermarsi, l'icona verde non appare sulle mappe. Quindi l'icona verde non viene visualizzata e il LED del piccolo aggeggino lì parabrezza si colora di verde, quindi adesso abbiamo l'obbligo di fermarci. Sì, guarda, scaricala e provala. Io ecco, vi ho detto di stare più attento perché ho danneggiato il camion. E ti dicevo, sì, provalo, e però posso garantirti che ti divertirai quanto su Euro Truck Simulator. E gli scenari sono tutta un'altra cosa, è ambientata negli Stati Uniti d'America e quindi diciamo è un continente forse noi non conosciamo, ma così come gran parte dell'Europa. Però io personalmente io vi consiglio di scaricare la demo da Steam e provarla, poi dopo magari dopo averla provata insomma si potrebbe anche come dire poter valutare i pro e contro, quindi dare una tenersi a sinistra, farsi un'idea molto più corretta, ecco. No, la tema non si paga, la tema non si paga, è gratuita. Andare dritto è a gratis. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra e poi voltare a sinistra. Ha il gioco ovviamente con limitazioni di tempo, non lo so come. Voltare a sinistra. Ora non ricordo perché io l'ho provata mezz'ora la demo e poi dopo ho acquistato il gioco su Steam perché mi piaceva e quindi ho detto ma sì. Scaricate la demo, vi fate un'idea, se vi piace lo prendi, altrimenti come diceva Totò desisti. Tenersi a destra e poi miseria nobiltà a destra. Allora il Messico sì, c'è la DLC. Sud America credo sia in fase di sviluppo, credo. Al momento basta andare sul negozio di Steam, ci sono tutti gli Stati Uniti in più il nuovo Messico, New Mexico.
Credo di sì, perché rimangono nella cartella di gioco. Quella, la cartella in documenti, per intenderci. È identica e precisa ad Euro Truck Simulator. Si trova sempre nella cartella documenti e poi American Truck. Adesso io sono nello stato di Washington. Questa è la mappa degli Stati Uniti. Allora le faccio vedere piano piano. Contate 3, 6, 9 stati. La mappa base dovrebbe essere la California, se non ricordo male. Direi di fare questo qui, quasi quasi, che sono quasi 400 miglia, e scendiamo verso l'Oregon, che vorrei arrivare nella città di Ontario e sbloccare. Ok, andiamo. Esploriamo la mappa un attimino, andiamo a vedere cosa c'è al punto interrogativo. Faccio anche carburante prima di partire. Ah, qua bisogna piccolo cieco. Avete visto, c'è anche un Harley là, ora ve la faccio vedere da vicino. Vi faccio vedere anche il camion, questo qui, Freightliner o Freightliner, yeah. Arizona. Poi ci sono diversi camion in stile americano. Perfetto, grazie per l'invio. Non ricordavo, anche perché le ultime DLC le ho prese molto recentemente, le ho acquistate. Poi magari, se volete, appena pubblico il video su YouTube, vi metto nel link in descrizione un sito internet dal quale si possono acquistare i giochi a prezzi buoni, dove ho preso anche io le chiavi DLC per prendere i giochi. Quello gratis non c'è bisogno di chiavi, lo scarichi, lo installi. Voltare a destra. La mappa base ti dà la California, per cui ci giochi. Ora non ricordo se andare dritto, se era per chilometri oppure sto ricalcolando il percorso. Se dovessi dirvi la verità, io ve lo consiglio American Truck. Voi provate la demo, riorientamento ovviamente, poi dopo, poi mi direte che avevo ragione.
61 centesimi, raga. Prepararsi a voltare a destra. Diesel. Voltare a destra. Andare dritto. Il banco dei pegni. Iluna o Ailuna. Per chi di voi è un po' più grandicello, Iluna dovrebbe dire qualcosa. Andare dritto. Tenersi a destra e poi continuare dritto. Una cosa importante qui, i semafori. Andare dritto. Ai semafori bisogna fermarsi all'incrocio prima, come ho fatto io adesso, altrimenti vi beccate le multe, cose che io all'inizio ne ho prese un paio. Poi, cosa importante, se dovete girare a destra, come in questo caso, e il semaforo è verde, voi potete girare a destra, strettamente a destra. Basta andare anche un po' più dritto e vi arriva la sfogliatella, ovvero la sanzione. No, si circola sempre sulla destra, non è come in Inghilterra oppure in, mi pare in Australia e in Nuova Zelanda pare che si circola a sinistra, negli Stati Uniti no. Bisogna soltanto imparare qualche segnale di pericolo. Fine del viaggio. Perché quelli lì cambiano. La segnaletica stradale, poi per il resto, come avete visto, i divieti e tutte altre queste altre cose qua hanno grosso modo sempre la stessa forma. Sì, qui invece il tasso di difficoltà è dovuto soltanto alle dimensioni totali tra trattore barra motrice e rimorchio. Mettiamoci a noi. Vediamo un po' se posso farvi vedere quanto è questo rimorchio. Questo è quasi un rimorchio standard più un altro dietro poco più grande di un quarto, e quindi bisogna prestare attenzione. Però se consideriamo che le strade degli Stati Uniti sono la maggior parte abbastanza larghe, diciamo che anche uno non proprio bravo come me a muovere questi mezzi così grossi, insomma, riesce a muoversi in città. L'unica cosa difficile, molto difficile, con i rimorchi sbucati è il parcheggio alla retromarcia. Tenersi a destra. Sì, i rimorchi di ATS siamo lì più o meno le dimensioni, il doppio rimorchio.
sembra di stare a Dill Valley. Voglia, però prenderai, all'inizio è difficile. Infatti devi ricordarti sempre che devi mantenere il lato largo per un bel po' prima di accostarti. Bisogna... si utilizza normalmente come Eurotrack. Quando fai l'installazione ti chiede la cartella di installazione di American Track. Andare dritto. Che solitamente Steam, App Common, eccetera, eccetera. È identica e precisa, si installa e si utilizza in maniera identica e precisa ad Eurotrack. Solo che io prima mi sono dimenticato di attivarlo e quindi vabbè, sti viaggi mostra, oggi me li faccio a voto, però i prossimi li registro su virtual. Si può utilizzare anche Trackbook, ovviamente. Qui su America. Oltre a guidare, tenersi a destra e poi voltare a destra. I mezzi europei si possono utilizzare dei mezzi. Voltare a destra. Mezzi pesanti americani. Ecco, per esempio, adesso il semaforo a destra è verde. Io devo girare e posso girare. Dritto il semaforo è rosso. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Prenderle belle larghe ste curve. Voltare a destra. Allontanarsi dal primo binario, treno in transito.
Seattle, stazione di Seattle. Profits, prossima fermata, stazione di Seattle. Operazione da fare è riparare il camion, altrimenti ogni volta che arrivo in una stazione di pesa mi dirà sempre che il mio mezzo non è in buone condizioni e potrebbe arrivarmi anche una sanzione. Se facessero una sorta di tenersi a sinistra su strada, mi è capitato una volta, avevo praticamente all'inizio proprio. Anche qui c'erano un bel po' di giocatori stile GTA, ammaccai un po' il camion, diciamo così, aveva alcune, mi pare il 15% di danni. Quando passai su una di queste stazioni di pesa, la prima me la diede buona, la seconda me la diede buona, la terza invece mi fece la sanzione. Ora non ricordo bene quant'era quanto montava la sanzione, però ricordo che fu qualcosa di tenersi a strano.
dei giochi sviluppati da SCS, Sierra Charlie Sierra. Sinistra. Have a nice trip, my friend. I am live on Twitch, Double Logistica One. Over.
praticamente il menu è lo stesso, cambia soltanto che trovi i camion con un naso un po' più lungo, però sì, sono uguali. Tenersi a sinistra. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Per
per giocare in ATS bisogna in effetti reinstallare l'applicazione del multiplayer. Poi funziona identica e precisa ad Eurotruck, quindi devi selezionare sia la voce di American Truck quando te lo chiede e sia quella di Eurotruck. Poi l'account è uno solo. Altro dovrai giocare almeno un paio d'ore al gioco, quindi puoi lasciarlo anche acceso 2 ore così, perché almeno così diceva nel multiplayer di Eurotruck, quindi funziona allo stesso modo, però funziona in maniera identica e precisa ad Eurotruck. Quindi inizi la carriera con un budget basso, fai la prima consegna in gioco breve e poi dopo inizi a fare la carriera e quindi inizi a sbloccare tutti i vari, le varie specializzazioni, carichi pesanti, fragili, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è identico e preciso alla ad Eurotruck. Non ci si può sbagliare, è vero.
Andare dritto. Andare dritto. Tenersi a sinistra e puntare a sinistra. Voltare a sinistra. Tenersi a sinistra e poi
sinistra. Andare dritto. Voltare a destra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Eccoci arrivati, sani e salvi. Bene, anche questo viaggio è terminato. Per chi mi guarda su YouTube, vi ricordo i miei canali social: Dubblogistica su Twitch, Instagram, Facebook Dubblogistica. Nella descrizione del video troverete tutti i link dei miei social. Vi invito a fare una capatina nei gruppi social della Dunkey Transport SRL, l'angolo del simulatore, e inoltre per chi fosse interessato ad acquistare il gioco vi lascerò il link in descrizione dove potete trovare il gioco scontato. Per il momento è tutto. Come sempre vi ringrazio di avermi seguito. Se volete altri video basati su American Truck, lasciate un bel mi piace, un commento al video e ci vediamo alla prossima volta. Grazie a tutti e alla prossima.